Giunta al lavoro, soprattutto è stato investito di una carica importante da poco tempo l'assessore alla cultura Luca Bergamo, che adesso ricopre anche il ruolo di vice sindaco, ma soprattutto lo abbiamo in collegamento qui su Radio Cusano Campus. Assessore Bergamo, ben trovato. Grazie, ben trovati a voi tutti. Grazie Assessore Bergamo, grazie per aver accettato l'invito di Radio Cusano Campus. Partiamo proprio dalle novità che l'hanno riguardata. Era un momento particolarmente difficile per la giunta di cui lei faceva parte. Che sensazioni ha avuto quando ha accettato l'incarico assessore di vice sindaco? Le sensazioni sono sempre molto miste, non da una parte c'è ovviamente orgoglio per il riconoscimento da parte di altri, del fatto che si presume che uno sia capace di dare un contributo, certo. Dall'altra parte ovviamente senso di responsabilità forte, perché il compito del vice sindaco è un compito delicato, un compito importante. Assolutamente. Com'è il panorama, diciamo, visto dall'assù? Il ruolo di assessore è sicuramente importante, poi il suo è un assessorato molto molto bello per una città come Roma, ma il panorama dall'alto di vice sindaco qual è? Che sensazioni politiche, le chiedo, a questo punto ha avuto per quanto riguarda l'amministrazione di questa città che tutti definiscono molto complicata, assessore? Sì, domanda difficilissima, soprattutto difficile rispondere in modo succinto. Intanto mi sembra molto interessante che per la prima volta a Roma, ma forse anche in Italia, il vice sindaco di una grande città sia l'assessore alla cultura, noi abbiamo detto alla crescita culturale. Certo. E per Roma penso sia una cosa particolarmente significativa, perché il cuore della città, intendo anche il cuore del sistema nervoso che le consentono di essere un posto vivente e un posto nel mondo, è appunto il suo patrimonio culturale, la capacità di produrre nuova cultura, i sistemi di conoscenza che ospita. Sto pensando all'università, no? Ad esempio, certo. Alla ricerca scientifica e non solo che si svolge in città e che è la gran parte di quella che si svolge nel paese. Sì. Il panorama del vice sindaco ovviamente è un panorama che richiede di allargare ulteriormente lo spettro, no? Lo spettro d'osservazione. Però quindi conoscere di più dossier di cui magari un assessore con una competenza specifica può in parte sorvolare o guardare con meno profondità. E poi c'è naturalmente c'è un compito di collegamento, di supporto tra i diversi organi, quelli dell'amministrazione comunale ma anche con quelli dello Stato, che è importante, che si aggiunge. Insomma, c'è molto lavoro da fare. Certo, però assolutamente. Lavoro che vale la pena di fare. Insomma. E vale la pena di fare. No, ma insomma, anche il fatto che lei abbia accettato questo incarico, io non lo darei per scontato, proprio perché per il profilo professionale che lei ha, indipendentemente adesso dal ruolo amministrativo e anche per il ruolo di assessore alla crescita culturale, non era facile, insomma, andare a ricoprire un ruolo dove ovviamente la mediazione, la politica pura, anche quella a volte un pochino, come dire, poco piacevole da affrontare, no? Poteva essere, come dire, un mondo a parte che lei doveva affrontare. Invece ha accettato di farlo. Io penso una cosa. Intanto sì. La descrizione che si dà, no, della politica, del dibattito interno oggi dell'amministrazione comunale è viziata, è distorta da un pregiudizio e anche da una chiara intenzione di ostile nei confronti di un'amministrazione che cerca di essere effettivamente il motore di un cambiamento radicale. Dall'altra parte io sono convinto che la politica sia si possa fare, e a modo mio l'ho sempre fatta, attraverso, certo, la costruzione, attraverso il andare avanti, cioè guardare il futuro e capire come oggi si realizza quel futuro. Quindi non è limitata a quella sfera, no, di compromessi e mediazioni che sono il tentativo di mantenere una posizione di vantaggio in un, certo, contesto, no, temporale stretto. Certo, certo. Noi guardiamo sempre la cronaca, però forse se cominciassimo a guardare
diciamo, al tempo storico, inteso, no, proiettarlo nel futuro e nello spazio, c'è un modo possibile della politica che è più bello, penso che sia anche molto più produttivo. Assolutamente, assolutamente. Dare un po' un contributo, ci provo. Senti, sempre sul filo delle sensazioni da vice sindaco, poi passiamo al lavoro di assessore alla cultura. Ha avuto la sensazione anche lei che su questa giunta, come dire, ci sia una particolare attenzione? Non voglio aggiungere altro, diciamo, di malizioso, ma che ci sia, come dire, un'attenzione che non è stata riservata ad altri in passato? Oppure anche questo lei lo ritiene normale, assessore Berg? No, l'attenzione c'è, ma in questa attenzione secondo me c'è una normalità di cui non si parla. La normalità è che... lo scriveva anche bene Machiavelli nel Principe quando parlava dell'introduzione di nuovi ordini. Qui c'è un'amministrazione che sta, come dicevo, compiendo passi, decisioni che sono di cambiamento radicale, e ovviamente gli interessi che si sono consolidati nel corso del tempo intorno a, diciamo, non solo quelli malavitosi che sono pesanti, ma anche quelli, no, ordinari, che sono consolidati intorno al modo di funzionare, reagiscono perché non vogliono vedere scalzate le posizioni di vantaggio che, no, che hanno acquisito, certo, nel corso degli anni. Quindi che ci sia una reazione anche violenta nei confronti di un'amministrazione che cerca appunto di introdurre un nuovo ordine che è basato sulla legalità, sul rispetto delle norme, sull'uguaglianza di opportunità, sull'attenzione ai più deboli in una città in cui per esempio le periferie hanno subito, no, colpi durissimi. C'è una reazione, non, come dire, sarebbe ingenuo non attendersela. È chiaro, è chiaro. La forza della reazione secondo me manifesta quanto quell'insieme, no, di interessi su cui, che però hanno soffocato progressivamente la città, sia pervasivo, ma non è che sia una scoperta di oggi. E lei con il suo assessorato ha anche il compito di far emergere il bello, che per una città come Roma sembra quasi un ossimoro, sì, no? Perché ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. Forse qualcuno potrebbe dire, se cadesse sulla terra domani, potrebbe dire, beh, vabbè, ma fare assessore alla cultura a Roma è l'assessorato più facile. In realtà sappiamo quanto è... Non è il più facile, esatto, ma è il più bello del mondo. È il più bello del mondo, ma non è il più facile. Perché una città così come Roma non ha bisogno di definizione dal punto di vista delle bellezze culturali, è così complessa anche da questo punto di vista? E le inserisco un'altra domanda in quella che le ho fatto: da dove è intenzione di partire per la crescita culturale di Roma? Beh, intanto, diciamo, non ho intenzione, sono partito, certo. Sono partito da una considerazione, se vogliamo, pragmatica, che risponde, cioè che poi cerca la risposta a una costruzione che non è pragmatica, ma è di strategia. La costruzione pragmatica è che il Comune di Roma interviene, no, sulla vita culturale della città attraverso un numero molto consistente di istituzioni a cui partecipo indirettamente in controllo. Sto parlando dall'auditorium al Teatro dell'Opera, a Palazzo di Esposizioni, alle biblioteche, no, sono tante. Sono tante, nel loro insieme assorbono oltre il 90% del bilancio che il Comune direttamente destina alla cultura. Queste istituzioni nel corso degli anni, chi più chi meno, sono state spinte a operare, a cercare un'efficienza economica, senza però preoccuparsi molto dell'efficacia che la loro presenza ha sull'intero territorio. Ci si è occupati del fatto, l'efficienza economica, no, si crea attraverso una gestione del pubblico, se vogliamo, che però è quello che vive gli spazi fisici all'interno di cui queste istituzioni abitano e vivono. Però senza preoccuparsi del fatto che tutta, diciamo, la ricchezza, non tanto economica, ma di competenze, di azioni che si aggrega intorno a queste istituzioni, che essendo istituzioni a capitale hanno un compito anche internazionale, però sia redistribuito in favore dello sviluppo, della capacità di produrre cultura diffusivamente sulla città. Quindi la prima parte del mio lavoro, che ha visto concretizzarsi anche in un recente provvedimento che poi illustrerò più in dettaglio nei prossimi giorni, è quella di riorganizzare questo complesso, enorme sistema in modo tale che non solo non ci siano competizioni interne, non è un sistema, è un insieme di fatto, certo, non c'è, certo, cooperazione, non lavora come un organismo, ma che lavora come un organismo che in una direzione. E allo stesso tempo è quello di aprire alle forze vitalissime che ci sono nella città, di nuovo con interventi diretti, e spero appena avremo margini, no, nei bilanci, con interventi diretti che sono
riduzione del carico fiscale, per esempio sulle librerie piuttosto che sui teatri. Sui teatri. Dobbiamo certo, per una ricrescita anche da questo. A proposito dei teatri, ho sempre pensato su Roma, ma un modello londinese per quanto riguarda la valorizzazione dei teatri. A Londra praticamente i teatri fanno parte, come dire, della scenografia della città, no? Sì, beh, c'è comunque una tradizione molto diversa. Sì, nell'ambito del discorso sulla crescita culturale, assessore, i giovani, in un momento così difficile, disoccupazione, eccetera, eccetera, come possono questi due mondi essere messi in collegamento tra loro anche per aiutare? Lo sono già oggi, se uno pensa ai Fab Lab, cioè cultura non è semplicemente arte, no? Certo. Cultura è scienza, cultura è ricerca, no? Cultura è tutto, è quell'insieme di, no, di attività e di strumenti che ci consentono di metterci in relazione col mondo ed è la base dell'economia moderna o postmoderna, vogliamo chiamarla. È chiaro. La città è già ricchissima di questo, paradossalmente le politiche pubbliche, i regolamenti sembrano concepiti per rendere tutto questo più difficile, noi ci stiamo lavorando per cambiarli al contrario, ma da cose banali, dal modo in cui sono fatti i regolamenti per la street art che, no, che invece di aiutare gli artisti a muoversi glielo impediscono piuttosto che... Certo. A quelli di apertura, no, di apertura di attività o l'autorizzazione al pubblico spettacolo o cinema. Ci sono un'infinità di misure che stiamo, no, che stiamo adottando, cambiando, assolutamente, e che a questo punto arriveranno ad approvazione e poi avremo modo di parlarne. Chiudiamo con questo Capodanno, si è fatto un gran parlare, a un certo punto si è detto avete visto lì a Torino, avete visto lì a Milano, a Roma non si fa nulla, invece assessore? Invece era una frescaccia, direi. Intanto invito tutti quanti la notte del 31 dicembre ad andare al Circo Massimo, perché al Circo Massimo bello. Ci sarà una bellissima festa, che non è un concertone, è un'altra cosa, è la costruzione di una piazza, una piazza circense con DJ set, con artisti di Trans Express che hanno lavorato da Sydney piuttosto che a Parigi, sospesi a 30 metri da terra, con uno spettacolo di luci, e poi alla mezzanotte i 100 violoncelli di Solli, Mazzaretti, da Melozzi, e poi ancora DJ set fino alle 2:30 di notte. E poi dalle 3 del mattino cominciamo con la programmazione sui ponti, a cui partecipano circa 500 artisti, dalle 3 fino alle 10 di sera del 1 gennaio. Insomma, ci sono 24 ore continuate di festa, concepito in un modo un po' diverso, che non è quello del concertone, è quello di divertirsi vivendo la città, vivendo nella sua interezza e riconquistando, penso un po' lo spirito iniziale dell'estate romana di Nicolini. Quella nacque nel momento in cui certo. La città era soffocata, no, dal terrorismo, non ci usavano più gli spazi pubblici, si aveva paura. Con quell'estate romana lì lui rimise a disposizione dei cittadini, no, la città, uno spazio. Noi stiamo facendo con tutte queste iniziative una cosa molto simile in chiave moderna. Grazie assessore, grazie Bergamo, grazie al vice sindaco Luca Bergamo, buon lavoro e a presto. Buon lavoro a voi. A presto.